alto. Celebrata la consueta Santa Messa questa mattina al cimitero di Battipaglia per commemorare i defunti, la sindaca Cecilia Francese ha deposto una corona di fiori ai piedi della lapide commemorativa dei sindaci di Battipaglia defunti e un'altra corona dinanzi l'ossario comunale in memoria dei defunti. Il cimitero, lo dicevo ieri, è un luogo particolare, io penso che è uno dei posti più belli della nostra città e di tante città, perché quando tu entri vedi questa pace, vedi i nostri cari, gente, poi ti diverti a leggere sulle tombe, insomma, gente che è morta 100 anni fa, recenti, persone che vedi che pensavi che stessero in vita e li trovi lì nella tomba. Allora è un momento in cui di serenità, di pace, io penso che tutti quanti noi dovremmo fare un atto di umiltà e dovremmo frequentare questi luoghi di culti che ci fanno capire che siamo poi alla fine tutti uguali, come diceva Totò. Cioè, ieri lo dicevo, io non sono il sindaco, non sono il medico, un altro non è l'avvocato, e che veramente c'è tanto da fare, perché quando tu stai nel cimitero ti rendi conto di tanti problemi che ci sono, quindi forse dovremmo imparare da questo a essere, visto che tutti quanti dovremo prima o poi finire qui, a essere più umili, a sapere ascoltare. Per cui la cattiveria, l'arrivismo, la prevaricazione sono tutti sentimenti che un buon cristiano non dovrebbe avere. Questo ci dovrebbe insegnare. È un atto dovuto, io penso sia quando sono arrivata qui, quando ho fatto il sindaco era un rito che normalmente si svolgeva ogni anno e penso che questa sia una bella cosa. Un momento ci siamo fermati prima davanti alla lapide dei sindaci che fu fatta nel 2011, quindi per ricordare chi comunque ha governato, ha reso comunque questa città quello che è, e i nostri cari, le ossa, i nostri cari, ma soprattutto una benedizione di tutti quanti qui. Quindi venite al cimitero, che sicuramente è una bella esperienza di vita, e che, quindi, non solo il 2 e il 1 novembre.